Ciao ragazzi, bentornati su Mario più Rabbids Sparks of Hope. Nello scorso episodio abbiamo esplorato il passo immacolato, abbiamo superato un po' di enigmi e abbiamo raggiunto la grotta, ovvero la gelida bocca della montagna. E oggi affronteremo il tentacolo di Oscutiferio. Quindi vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E niente, andiamo dal boss. Forse è il primo boss, non lo so. Comunque, andiamo. Il tentacolo di Oscutiferio nella bocca della maschera. È da lì che si scatena questa tempesta sovrannaturale. Se vogliamo evitare che il pianeta diventi una tomba surgelata, dobbiamo estirpare il tentacolo. Subito. Anche se le battaglie si stanno facendo più impegnative, la buona notizia è che migliora anche la nostra affinità con gli Spark. Da questo momento ciascuno di voi può scegliere un secondo Spark prima della battaglia. Selezionatelo con cura. Beh, non voglio mettervi pressione, ma se vincete potrò andarmene da questo orribile posto, altrimenti mi toccherà rimanerci. Fate attenzione alle raffiche di vento delle maschere di pietra. Calcolate i movimenti così da non venire spazzati via. Soffiate. Soffiate via. Per vostra fortuna possono essere distrutte. E ora forza, dateci dentro. Pronti? Via! Abbiamo sbloccato un secondo slot, mamma mia, finalmente. Allora, il problema è che ho pochi spark. Comunque, nello scorso episodio abbiamo ottenuto Evanesco e non mi ricordo chi altri. Allora, potrei prendere Evanesco e provarlo, visto che fa il 25% di danni in più da movimento. Tu fai niente? Cosa fai tu? 20% di danni fisici ridotti. Tu super effetti ridotti del 30%. Direi questo tanto per. E questo qua tanto per riempire un po' di roba. Sì. Allora, comunque, com'è la sfida? Devo distruggere queste. Comunque ci sono nemici di fuoco, un coso, ok, quindi devo mettere robe del fuoco e robe dell'acqua. Ho cambiato solo il coso del ghiaccio alla fine, però non sembra che io possa utilizzare i cosi. Cioè, nel senso, sembra che io possa metterli come equipaggiamento e non come cosa. Proviamo a fare così. A mettere principalmente nebulacqueo. Tanto per. Allora, andiamo. Let's go! Ah no, posso utilizzarli, ok. L'unica cosa è che prima c'è uno e poi c'è l'altro. Allora, tu vai qua un attimo. Mi colpisce?
No, non arriva qua. Allora, te ci arrivi. Ok, allora. Vai. Poi. Allora, un secondo, che questa la vedo un po' dura. Cioè, Mario? Non... Cioè, non posso mirare a niente? Ok. Vai. Allora, vai su di lui. Tutto critico, cioè, wow. Allora, salto team. Andiamo qua. Poi, secondo salto team. Entra qua. Allora, quello laggiù mi becca. Colpendo questo qua faccio molta più roba. Se no, lascio questo a te. Così se si muove dovresti colpirlo te. Facciamo così. Tu vai su di loro. Ok, e basta così. Ok, quello sarà un grande problema. Ok, ma... Ok, vediamo un po'. Arriva fin qua. Non posso avvicinarmi. Allora, Mario, fai così. Facciamo così. Entri qua. Mario va qui. Vai. Anche se in realtà avrei dovuto colpire il lupetto. Cioè avrei dovuto colpire lui, perché è 50% di riparo. E con Luigi avrei dovuto colpire la bomba. Sono stato un po' un genio, vabbè. Perché Mario ora ci arriva o no? Al 50%. Vai. Ok. Beccalo.
Ok. Vai. Ok, perfetto. Adesso tu Rabbit Peach ti muovi solo fin qua. Quindi allora, tu vai qui. Tu ok. Allora, uno. O posso fare tutti e due qua? No, no, entrambi qua. Entrambi qua nel senso sulla faccia di questo qui. Mamma mia. Ok. Allora, salto team. Vediamo un po'. Se io vado qua, non dovrebbe buttarmi fuori, no? Allora, sguardo. Mi butta fuori? No. Ok. Allora, sguardo. Poi vai così. E sai cosa? Vai. Così almeno levo lui. E con questo andiamo laggiù. E vista dell'eroe. Ok, perfetto. Allora, resisto, non è un problema. Ok. Si va avanti. Allora, Luigi, vieni qua. Ora c'è un bel problema. Ok, spara. Bene. Raccogli. Salto team. Vai. E su di te. Allora, poi te, salto team. Allora, coso, power up. Questa parte la vedrò bella lunga, proprio bella bella lunga. Allora, quanto manca? Devo farmi il giro qui e poi siamo arrivati. Quello dove porta, scusa? Questo qua? Ah, porta qua sotto.
Mamma mia, c'è ancora da fare. Ok. Questo non mi fa vedere neanche quanta vita ha. Perfetto. Ok. Allora, qui non posso farcela. Qua una bella scivolata è d'obbligo. Facciamo così. Qua. Poi, dovunque vado è KO. Perché qua fa più danni? Vabbè. Cioè, quell'altro nemico faccio più danni e non... Cioè, vabbè. Allora, vai su di te. Non si scherza. E una cura ci sta. Ok, quello rimane immobile laggiù. Adesso te... Qua non puoi fare la scivolata. Mario non ci arriva. Allora, vediamo un po'. Tu vai qua. Colpisci lei. Vai laggiù. Mannaggia, ho beccato anche la bomba. Lo colpisco, sì. Sì. Ok. Allora, adesso tu hai il compito peggiore, Luigi. Ovvero di raggiungere... la zona là. Ok. Mario... non lo elimina mai. Ok, allora... scivolata... mettersi qua. Quanti nemici sono rimasti? Un coso e uno laggiù. Quindi se mi metto qui, comunque ti becco. Ok. Allora, niente vista. Tu attivi la vista. Sì. E basta. Ok. Ah. Cioè, quello là dietro non farà nulla. Ok. Allora, quanto è il mio raggio di azione? Un nulla. Allora, io posso raggiungere questa zona. E poi? Non posso fare nulla. Cioè, io posso arrivare massimo qua giù. No, neanche, perché questa zona è coperta. Voi avete un super effetto? Avete l'arrampicata che è devastante. E basta, però fate 410 danni. Cosa che per il mio Luigi è un casino. Se vado qua mi butti giù?
No. Quindi Mario non può raggiungere la zona. Ok, proviamo. Aspetta, Rabbit non ci arriva. Mannaggia. Allora, Luigi ora deve fare un sacco di roba. Allora, te ti metti un attimo qua. Non arriva da nessuna parte. Ora Luigi deve far ritornare tutti insieme. Qua. Torni su. Ora. Ok, qua. Tu non arrivi da nessuna parte. E tanto per cerchiamo di colpire lui. Dai. Ah. Pensavo ora è centro. Comunque voi siete deboli al fuoco, quindi ho fatto bene a darlo a Luigi. Vai. Allora, e voi da quando siete qua? Allora, laggiù. No, raccoglila. Mannaggia. No, 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 no. Ouch. Grazie vento. No. Raccoglila, Mario. Ah. Mi sono sprecato l'opportunità con Peach. Con Rabbit Peach. Allora, un attimo, vai qui. Qual è il tuo massimo raggio? È laggiù. Tu vai qua. Ok. Avvicinati. Ok, vai. Così. Sei KO, dai. Avrei forse dovuto usare la cura. Sì, era forse la cosa migliore. Vabbè. Ok. Ha solo attivato la vista? Cioè, va bene. Allora, devo tornare indietro con Luigi. Forza. Ah, comunque vale con tutti, sembra. Cioè, non c'è distinzione tra amici o nemici.
C'è il... come si chiama? L'attacco della maschera di pietra sembra colpire indistintamente amici o nemici. Cioè, ok. Allora, andiamo qua giù. Lo posso colpire? No. Però posso colpire questo coso sotto. O meglio, colpire questo. Dopo aver fatto un bel power up. Let's go. Allora, te vai qua. Posso colpire quello? No. Questo qua. Tu te ne vai qui. Mario se ne va qua. Colpite questo. Ok. E Luigi termina. Okidoki. E livello 12 ottenuto. Lavoro, fa ancora freddo, ma è un freddo piacevole, come quando abbracci un pupazzo di neve. Non so se mi spiego. Bipo, ora che la tempesta è passata, posso rilevare una presenza sospetta di energia in quel palazzo. È probabile che sia un altro tentacolo di Uscutiferio. Cerchiamo di capire se il guardiano del luogo è nei paraggi. C'è un sentiero che porta direttamente giù dalla montagna. Possiamo usarlo per raggiungere il palazzo di cui parlava Jimmy. Lo scioglimento del ghiaccio ha anche aperto la strada ad alcune nuove zone su questo lato della montagna. Meglio dare un'occhiata. In ogni caso, ora che la tempesta si è placata, il peggio è senz'altro passato. Bipo, dammi retta. Il peggio è appena cominciato. Ok, e... livello 13. Molto bene. Allora, devo dire la verità, stavo pensando, ok, abbiamo già sconfitto il boss, invece no. Cioè, il boss nel senso, il boss del mondo. Comunque, abbiamo un bel po' di roba da fare. E soprattutto missioni, ne abbiamo sbloccate un sacco. Liberi tutti? Abbiamo fatto anche... Ok, ce ne sono due. E poi qua sembra esserci il vero boss. Allora, direi di andare nella parte qua sotto, cioè tornare qua giù. Il problema è che non ci sono checkpoint. O posso usare questa come checkpoint? Sì.
Allora, innanzitutto, no, vediamo cosa abbiamo. Allora, eroi, abbiamo 3 punti, mamma mia. Allora, direi danno critico, così facendo posso sbloccare questa. Ecco perché facevo meno danno al bersaglio più vicino. Cioè, 10 decimi l'arma di Luigi fa meno danno più l'avversario è vicino. Cioè, mamma mia. Vai uno, sì. Allora, danno critico e fin lì è al massimo. Se no potrei ridurre di uno... sì, ridurrei di uno e metterei lo sguardo d'aquila. Sì, sguardo d'aquila, tanto per... La gittata dell'arma è già tanto. Però aumentarla sarebbe anche buona. Zona sopraelevate. Probabilità danno critico da posizione sopraelevata. Ah, questa è buona. Vabbè. Allora, vediamo voi. La scivolata extra, assolutamente. Questo che è? PS salto curativo? Ah, efficacia della cura. Ok. Mario, no, danno da vista. Almeno uno. E secondi della planata. E aumentiamo un po' la vita, tanto per. Visto che uso sempre voi. Allora, assolutamente aumentare i colpi a catena. Cioè, wow, arrivare fino a 6. Allora, 10 gradi in più sarebbe davvero fantastico come ampiezza dell'arma. Tu, invece, il numero delle scivolate. Cioè, ovviamente. E anche per te? È l'unica cosa che posso fare, perché di qua è tutto bloccato. Più movimento con la scivolata? Cioè, faccio la scivolata e in più aumento... Mamma mia. Scivolata critica. Ogni scivolata successiva infligge più 20%. Mamma mia. Questo qua quanto costa? 4 e 4. Aumento concatenazioni. Ok, questo aumenta i colpi aggiuntivi. E l'espansione dell'arma è aumentata, però costa 4. Direi momentaneamente le scivolate. Sì. Ok, ho fatto tutto. Allora, sono a 40 minuti. Vediamo se c'è qualcosa che si può fare qua sotto. E alla fine abbiamo finito. Cioè, mi dispiace, ma questa sarà solamente la boss fight. Cioè, questa piccola boss fight che è durata un sacco. Però tu che fai? Dai, fuori tutti. Avete vinto. Qua c'è il coso di livello 13. Comunque, i livelli aumentano nonostante io aumenti di livello. Cioè, questa cosa è abbastanza buona. Anzi, vediamo se da coso c'è qualcosa. Allora, è qualche oggetto nuovo? No. Però, questi a 80 monete sono sempre belli da vedere. Ne prendo 2 tanto per... E basta, da vendere non ho nulla, ok. Allora, mi dispiace che duri solamente una boss fight, però come dire è durata anche abbastanza. Cioè, è durata veramente, veramente tanto. Comunque, cioè, praticamente ora che cosa possiamo fare? Questo ci sblocca questo. Qua c'è roba da fare, sfida delle monete blu. Potrei provare, dov'è la sfida delle monete blu? La sfida delle monete blu è... Devo rifarmi tutto il giro e arrivare qua. Mamma mia, l'episodio in cui dovrò fare tutte le missioni durerà veramente tanto. Eh sì, durerà un bel po'. Perché poi, piccola cosa,
nel mio account ho voluto provare a fare questa sfida. È una cavolata. È una gran cavolata. Sono stato un genio. Quando farò l'episodio delle mini sfide tornerò anche qua a farle. E mamma mia, cioè dovrò fare questa e basta? Sì, queste due e forse anche questa qua. O forse quella la farò in un episodio a parte, boh. Comunque, niente. Sì, abbiamo finito. Nel prossimo episodio di Mario più Rabbids, prendi il punto di salvataggio, grazie. Di Mario più Rabbids Sparks of Hope raggiungeremo il palazzo d'inverno. Quindi dovremo farci da qua tutta la strada. E nel caso farò qualche missione, qualche zona segreta di passo immacolato. No, questa è la zona segreta, quindi serve la chiave. Questo qui. E forse anche questo qua. Si avanzerà a tempo. Così facendo ridurrò un po' le cose. Quindi dicevo, abbiamo finito. Vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. No, questa è la zona giusta, sì. Dicevo, vi invito a iscrivervi, a lasciare un mi piace o non mi piace. E al prossimo episodio. Comunque il tubo non ho visto dove porta. Tanto per vedere dove porta il tubo. Ah, porta qua, che bello. Però ci mette un bel po' a caricare. È una cosa che mi sta dando un po' fastidio e posso farmare monete così. Perfetto. Quindi, dicevo, prossimo episodio, Palazzo d'Inverno, alla prossima, ciao!